Massimiliano Federica, che cosa ne pensa la Lega Nord del decreto scuola? Beh, è un decreto che va a sanare un errore macroscopico fatto dal governo Letta mettendo una toppa che quindi non affronta in modo totale e complessivo il problema della scuola nel nostro paese. Ma non solo, il dato che emerge è che alcuni emendamenti presentati per cercare ulteriori coperture dall'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie sono stati dichiarati dalla Commissione Bilancio inadeguati, ovvero la copertura non è sufficiente nemmeno per andare a ricercare qualche milione di euro. Peccato che il Presidente del Consiglio Renzi ha dichiarato che l'abbattimento del 10% dell'IRAP per le imprese, 2,6 miliardi, a stessa detta del Presidente del Consiglio, si andranno a trovare tramite l'aumento delle tassazioni sulle rendite finanziarie. Quindi le cose sono o una o l'altra. O la Commissione Bilancio è formata da dei deputati impazziti che danno pareri a caso, e non credo, oppure Renzi ha promosso l'ennesima balla nei confronti del Paese e sta dicendo che esistono delle coperture assolutamente inesistenti e sta facendo l'ennesima promessa ai nostri cittadini che verrà disattesa. Gli unici applausi che riceverà saranno quelli della Merkel, dove è andato evidentemente a promettere la verità, ovvero un altro salasso per le tasche dei nostri cittadini.